La cuneese Annalisa Prato dunque si aggiudica la Gran Fondo Sestier Colle delle Finestre. Innanzitutto la scalata al colle. La scalata al colle delle Finestre è sempre bellissima, è lunga e dura, perché quando arrivi allo sterrato sei già stanco dal resto della salita, e poi diciamo che lo sterrato non è proprio tra le mie caratteristiche migliori, però ho cercato di seguire altri miei amici e prendere i tratti di sterrato un po' più belli. Hai fatto subito la differenza sul colle delle Finestre? Io ho cercato più che altro di tenere i gruppi nella discesa, perché sapevo che arrivare a Susa nei gruppi davanti mi permetteva di prendere colle in testa e risparmiare tante energie. E a quel punto ho fatto il mio ritmo fino in cima.